Ratatouille ha appena fatto la spesa, dice che oggi pranzeremo in due persone con 80 baht, che sarebbero 2,20 euro. Gli ingredienti sono quindi riso, un uovo, cipolla, tre pomodori. E questa come si chiama questa verdura? Allora sarebbe sì, cavolo. Ok, quindi cavolo, pomodoro, un uovo, un po' di cipolla e due porzioni di riso. Tu invece continui a mangiare un po' di cartone? Ah, ragazzi, per tutti quelli che dicono che io non faccio nulla e che ho la schiavetta, vi informo che ho appena fatto una lavatrice. Eccola qui, tra poco la stenderò. E ho ordinato la nuova zona del piccolo cane. E poi devo andare a risolvere un po' di burocrazia per la società thailandese. Ok? Tranquilli. Guardate che capolavoro, ha praticamente bucato questi, scavato questi pomodori e li ha riempiti di uovo, sale, e prezzemolo e poi dice una volta che sono cotti si aggiunge un po' di formaggio. Ma quante idee che hai, eh? Guardi come ti stai? Good idea, Naka? C'è. Leo, come cucina tu? Male. Ok. Ok, siamo al momento della cottura di questa delizia. Oggi record, only 80 baht, eh tu? Mamma mia, incredibile, praticamente a persona, it's like 40 baht each person, cioè circa 1,10 euro a persona. Si prospetta un ottimo pranzo, sono proprio curioso di vedere come riesce a combinare il tutto. Ma perché ti fai trovare sempre morto di sonno, eh? Dormi, 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 non ti preoccupare. Come le cucini questi? Vediamo un po'. Butter, oil a little Hai bit. messo un po' di olio? Put this. Go away. Oh, it's just one moment. Sì. Così, così, because a little bit. Ok. Scusa, go down there, just Un one. altro cap. Quindi, se ho capito bene, ci ha messo un po' di olio e quindi li fa tipo mezzi fritti e mezzi al vapore. I put Perché, water a infatti, little vedi, bit. comincio a capirci qualcosa. E poi Because immagino che la chiuderà. attorno Se non chiude subito, scoppietta tutto. Ok, number Ok, three. you close now. Ok, qua c'hai Leo. Ok, adesso Uovo aspettiamo. and put cheese. Ah, quando sono pronte ci mette il parmigiano reggiano. Comunque il Ok. reggiano, ragazzi, l'ho comprato, cioè, visto che qualcuno mi diceva quello non è Are reggiano, you ready? l'ho comprato di importazione. Quindi adesso è il momento della cottura del riso. Questo ragazzo non riesce a stare a più di un metro di distanza. Quindi un tappetto di olio. Ok. E poi riso. Ma quanto basilico hai comprato lui? Che vuoi fare? Il pasta al pesto di nuovo? Again? Ok, quindi sono due porzioni di riso. How much il riso? Tutto? 10 baht? 10 and 10? Ah, cioè tutto questo riso è costato 10 baht, circa 25 centesimi, tipo 28 centesimi. Quindi ho aperto tutto il riso e adesso ci versa L'ho finito da sempre, l'uovo like sbattuto. E white and red together? Ok, quindi l'uovo completo. After that, meat. Capom. Sì. Minestrone. Dai capo. Comunque il riso thailandese ha un profumo eccezionale. Sa proprio di freschezza. E adesso tu? Adesso Sempre gli aromi.
Allora, questi aromi sanno tipo un intensificatore del sapore di maiale. Posso aggiungere il maiale di maiale, ok? Quindi se volete il sapore di maiale, piccolino, ci mettete un po' di questo e sa di maiale. Ok. Quindi un po' di soia nera, salsa di soia nera, che è un po' dolciastra e ci sta veramente bene nei piatti salati. Aggiungiamo un po' di olio, in effetti mi sembrava poco. Ok, è arrivato il momento delle verdure. Basilico no? Today original. Comunque qualcuno mi ha chiesto come mai non abbiamo il gas. Molte case qui in Thailandia non hanno il gas, si cucina elettricamente. Devo dire che lo trovo molto più comodo perché si cucina più velocemente e di fatto non è che costa tantissimo la corrente come in Italia, quindi preferisco lasciare così invariato. Poi il gas non mi dà mai tranquillità, cioè sono sempre un po' con l'ansia col gas dentro casa. Come va lì? Che spettacolo, wow! È il momento del parmigiano. Ok, dice che adesso ha aumentato l'intensità del calore, così si soffrigge il riso, diventa molto tipo croccante. Pepe nero. Vedete com'è semplice dare quei toni thailandesi? Sale poco. Sale poco. Con la salt bongola. Ah, oggi niente salsa di ostriche. And the black sauce ancora. Aroi. Vuoi zucchero? No. Mai auca. No. Ok. Mix. Ok, mix. Praticamente vedete, lo appiattisce il riso affinché si sbruciacchi alla base. Mamma mia, buoni! Ah, vedi? Alla base è diventato croccante. Un'aggiunta di soia nera. Sì, because one color cannot wait. Ma questo color è così better, sì. Non è good? Non ho capito ancora dove vuole mettere questi cubetti di parmigiano. Questo tagliere l'ho comprato a Santa Domenica, vicino Tropea, da un signore che li fa artigianalmente, proprio in un paese dove io sono nato, a Cinque Frondi. Ci siamo? Vedo che fuma. Guarda là! Che spettacolo, wow! Guarda. Ok, give me cheese. Cheese, now? Yes. Ok. Vai. You wanna put inside? Tu vai. Vado? Sì. Bravo così. Ok, tu brava. Guarda ancora. Ok, aspettiamo ancora. Ok. E basta. Quando you like this? Ok. Che bello. Mi è venuto in mente che 2 giorni fa ho comprato una torta di banana buonissima, ma non so quando scade. Oggi che giorno è? 26 today? No, ma che è scaduta già? No, è 23 oggi, pensavo fosse già il 26. Questi pomodori ripieni sono veramente eccezionali. Pronto? I pomodori? Ok? Yes. You know cluster? Ah. Ci siamo?
Wow, tu vedi. Sembra una frittata. Ma tu non mangi? Dai, che me lasci mangiare sempre così da solo? Quanto ci tiene l'impiattamento. C'era un chicco fuori posto. Mi ha detto no, no, no video, no video, voglio sistemare. Ok, secondo impiattamento, il primo non le piaceva, eccolo qua. Oh. Ma che bell'anello che abbiamo tu qui. Oh my god, dai, ma per... Passa! Wow, che bello! Ecco, questa è la crosticina che provavo a descrivervi prima. Non è tutto crosticina, ci sono dei chicchi morbidi e altri croccanti. Non lo vedo come che. Ma quanto sei precisina tu! Che spettacolo, che bello! Wow! Comunque bisogna avere fantasia, c'è poco da fare, perché di fatto non è difficile scavare un pomodoro e mettere un uovo così, però se non lo pensi non lo fai. Io non l'avrei pensato così facilmente, l'avrei tagliato e mi sarei fatto una bruschetta, pomodoro, olio e sale. Ah, tu, la papaya è quasi pronta, eh? Questa è la papaya di fronte casa, è quasi pronta, guarda. No, si è pronta, no? Ok, tu. Grazie. E ci vediamo quindi alla prossima ricetta, direi. Ok, coppa un cap. Coppa un macap. Ciao.